Nei giorni scorsi in verità avevo presentato un'interrogazione richiamando appunto l'impegno e la nota dell'associazione Civitas 2.0 presieduta dall'avvocato Marco Senatore, in particolare per capire questo elenco di operatori economici, in particolare imprese, piccole e medie imprese del nostro territorio nel settore dell'edilizia, quindi per i lavori pubblici ma anche in altri settori, in particolare in questo settore, se insomma a che punto era l'attività dell'amministrazione. L'amministrazione ha precisato che innanzitutto un dato importante e significativo: ci sono state 279 adesioni, quindi di imprese locali, di cavesi, che hanno aderito all'iniziativa per formare questa short list, questo elenco di operatori economici per i lavori pubblici, per le opere pubbliche, il cui importo è al di sotto della soglia europea, ovviamente, per l'affidamento diretto attraverso altre procedure negoziate. Voglio dire, laddove c'è la possibilità di dare appunto l'opportunità ai cavesi, ben venga per i cavesi questa opportunità.